Il Macchi Castoldi MC72 era nato per vincere. Si trattava infatti di un idrovolante da corsa con configurazione a scarponi ideato nel 1930 per partecipare alla competizione internazionale di velocità chiamata Coppa Schneider. Gli anni 20 e 30 sono considerati come l'età dell'oro dell'aviazione per via della rapida espansione che subì il settore a seguito dei nuovi impulsi e delle innovazioni tecnologiche introdotte con la Prima Guerra Mondiale. Questo periodo coincide anche con la nascita della Regia Aeronautica, istituita il 28 marzo 1923. Sotto la guida di Balbo, l'Italia riuscì ad affermarsi a livello mondiale, attraverso il mezzo aereo. Oltre ad organizzare crociere, raid e trasvolate, i piloti e i tecnici italiani si sono distinti anche in un'altra disciplina, le gare di velocità con idrocorsa, legate appunto alla Coppa Schneider. Per competere al meglio nella Coppa Schneider fu istituito il reparto alta velocità presso l'idroscalo di Desenzano del Garda. Questo reparto era il fiore all'occhiello dell'aviazione italiana, un reparto d'avanguardia dove la tecnica, l'esperienza e la passione avevano spinto piloti e tecnici verso traguardi sempre più importanti. Le regole della Coppa Schneider prevedevano che il trofeo fosse stato assegnato in maniera definitiva alla nazione che avesse vinto almeno 3 gare in 5 anni. Il Regno Unito era in lizza per aggiudicarsi la Coppa, visti gli ultimi 2 successi, 1927 e 1929. Così, a partire dal 1930, si iniziò a lavorare su un nuovo ambizioso progetto, il nuovo idrocorsa Macchi Castoldi MC72, dotato del nuovo motore Fiat AS6. Era chiaro a tutti che il motore dell'MC72 dovesse essere qualcosa di davvero eccezionale. Le specifiche erano per un motore con una potenza di 2300 cavalli, aumentabile in tempi brevi a 2800, un peso non superiore agli 840 kg con consumi relativamente bassi. Il compito era arduo, in quanto il più potente motore prodotto fino ad allora dalla Fiat era l'AS5, già impiegato sull'idrocorsa Fiat C29. Questo motore non superava i 1000 cavalli. Si trattava quindi di raddoppiarne la potenza e di adottare un riduttore e un turbocompressore, cosa che la Fiat aveva affrontato fino ad allora solo allo stadio sperimentale. Questo propulsore, come del resto tutti quelli della serie AS, venne progettato dall'ingegnere Tranquillo Zerbi, direttore del reparto progetti speciali della Fiat. La soluzione di Zerbi fu individuata nell'accoppiamento in tandem di 2 unità AS5, conservando dello stesso motore alesaggio, corsa e numero di giri. Questa brillante soluzione presentava diversi vantaggi, come un ingombro trasversale straordinariamente limitato, la possibilità di sfruttare l'esperienza già acquisita con l'AS5, il poter sistemare il riduttore tra le 2 unità, che rimanevano indipendenti l'una dall'altra, e il far passare l'asse dell'elica tra le bancate del motore anteriore. Inoltre, in questo modo si disponeva di una cilindrata davvero considerevole, più di 51 litri, il che avrebbe permesso di raggiungere comodamente la potenza richiesta dalle specifiche, senza dover sovralimentare eccessivamente il motore, mantenendo così i consumi eccezionalmente bassi. Nasceva così l'AS6, una sorta di doppio motore con 2 unità indipendenti nel funzionamento, tanto che venivano avviate separatamente, ma con le eliche coassiali controrotanti. L'albero a gomiti del motore anteriore non usciva anteriormente in corrispondenza dell'elica, bensì posteriormente dove, mediante ruote dentate che fungevano anche da riduttore, metteva in movimento un albero cavo rotante tra la V dei cilindri. Allo stesso modo, il motore posteriore muoveva tramite ruote dentate un secondo albero che passava all'interno del primo. I 2 motori erano montati nel senso avanti e indietro, col risultato di far girare gli alberi e quindi le eliche l'uno nel senso opposto dell'altro. L'ingegner Mario Castoldi aveva pensato all'idea delle 2 eliche coassiali controrotanti
già alla Schneider del 1929, quando furono evidenti agli occhi di tutti le difficoltà degli idrocorsa in fase di decollo. L'elica, infatti, ruotando attorno al proprio asse, produce, per la terza legge della dinamica, un momento meccanico di reazione che tende a far rollare il velivolo nel senso opposto a quello di rotazione dell'elica stessa. In un idrovolante a scarponi, questo causa lo sprofondamento di un galleggiante rispetto all'altro, comportando un notevole squilibrio in termini di resistenza idrodinamica. Con l'aumento della potenza dei motori si rendeva necessaria quindi l'adozione di galleggianti sempre più grandi che potessero opporre un'adeguata resistenza al rollio indotto senza sprofondare eccessivamente. I galleggianti sovradimensionati però, una volta in volo, producevano una resistenza aerodinamica notevole. L'adozione di due eliche coassiali controrotanti, soprannominata poi elica birotativa, ha tra i vari vantaggi quello di azzerare il momento meccanico di reazione, in quanto il momento meccanico generato dalla rotazione di un'elica viene contrastato dalla rotazione dell'altra. Questo ha sicuramente reso il velivolo meno difficile da pilotare, sia in volo che in flottaggio, ed ha inoltre consentito di adottare galleggianti meno voluminosi. Il fatto poi che la lunghezza delle pale fosse ripartita tra le due eliche ridusse il diametro del disco, il che offrì due ulteriori vantaggi. In primo luogo, scongiurò il pericolo che le estremità delle pale raggiungessero velocità supersoniche ad elevati regimi di rotazione del motore, ed in secondo luogo ridusse la superficie del disco stesso, migliorando la penetrazione aerodinamica dell'aereo. Altro vantaggio aerodinamico era il fatto che l'idrocorsa veniva investito da una corrente d'aria non turbolenta, pressoché lineare, il che evitava anche che i gas di scarico venissero deviati verso l'abitacolo, causando problemi sia di respirazione sia di visibilità al pilota per annerimento del parabrezza. Oltretutto, un disco con un diametro così ridotto non avrebbe sicuramente interferito in alcun modo con l'onda prodotta dagli scafi durante il movimento in acqua. Il combustibile veniva imbarcato all'interno dei galleggianti e arrivava al motore attraverso dei condotti passanti internamente ai sostegni a traliccio degli scafi. Anche i circuiti erano indipendenti e ogni unità pescava il combustibile dal proprio galleggiante serbatoio. In questo modo si evitava che dopo un tempo di volo prolungato ci si trovasse con un serbatoio pieno ed uno vuoto, situazione che avrebbe originato fastidiosi squilibri. L'ala era realizzata in duro alluminio, piuttosto spessa ed a profilo biconvesso, simmetrico e completamente coperta da un radiatore alare costituito da tubetti d'ottone, in modo da utilizzare quasi tutta la superficie esterna del velivolo per raffreddare il motore. Gli impennaggi di coda erano a croce, come nei modelli veloci Macchi. Nella parte anteriore e centrale la fusoliera era in metallo, mentre la coda era realizzata in legno. Buona parte della lunghezza della fusoliera era occupata dal complesso motore, che era sostenuto da un castello nel quale si innestavano le gambe di forza dei galleggianti e le semiali. Le gambe di forza dei galleggianti erano in legno e duralluminio, e la loro superficie anteriore era quasi completamente coperta dai radiatori per l'olio e per l'acqua. Questo mezzo si rivelò un perfetto connubio tra macchina e motore, linee aerodinamiche pulite, bassa resistenza, peso contenuto, ala in duro alluminio a profilo biconvesso simmetrico, impennaggi a croce realizzati in legno, due eliche coassiali controrotanti, un motore da 24 cilindri a V in grado di sviluppare 3100 cavalli a 3300 giri. Tuttavia non mancarono i problemi. Dato che l'MC-72 era un concentrato di tecnologia, come tale richiedeva una messa a punto scrupolosa, quasi maniacale. Il motore presentava dei problemi di ritorno di fiamma e di carburazione che ritardarono il collaudo. Ai problemi si aggiunse una doppia sciagura, quando prima il capitano Giovanni Monti e poi il tenente Stanislao Bellini persero la vita durante le prove in volo. A causa dei problemi incontrati durante la fase di collaudo,
l'MC-72 ed i piloti italiani non parteciparono all'edizione del 1931 della Coppa Schneider. Seguirono anche le defezioni dei tedeschi e dei francesi. Così, il solo team britannico riuscì a prendere parte alla gara ed, essendo gli unici partecipanti, il 13 settembre 1931, davanti ad una folla di 500.000 persone, si aggiudicarono definitivamente la coppa. Il reparto alta velocità di Desenzano del Garda e la regia aeronautica tutta furono pervasi da un profondo senso di amarezza, accompagnato da una grande voglia di rivalsa. L'MC-72 era una grande macchina e sia i piloti che gli specialisti erano disposti a dimostrarlo. Il ministro dell'aeronautica Italo Balbo chiese a tutti di impegnarsi al fine di superare il record di velocità detenuto dagli inglesi. Infatti questi ultimi avevano conquistato il record nel pomeriggio del 13 settembre 1931, ovvero poco dopo la conquista della Coppa Schneider, con una velocità di 609 km orari, per poi migliorarlo il 28 settembre con una velocità di 655 km orari. Nei due anni successivi furono risolti i problemi legati ai ritorni di fiamma con l'adozione di speciali carburanti forniti dall'inglese Rod Banks, e grazie al brillante tecnico aviere scelto Armando Palanca furono risolti anche quelli legati alla complessa carburazione dei motori. Tutto era pronto, insomma, per portare il Macchi Castoldi MC-72 sul tetto del mondo. La risposta italiana non si fece attendere e il 10 aprile 1933, alle ore 11, il maresciallo Francesco Agello decollava a bordo dell'MC-72 con matricola militare 177 ed effettuava 5 giri del circuito designato sul lago di Garda alla velocità media di 682,078 km orari. Successivamente, presso Falconara Marittima, il giorno 8 ottobre, utilizzando lo stesso MC-72, ma con un motore meno spinto, il tenente colonnello Guglielmo Cassinelli, sul percorso Falconara, località Fiumesino, porto di Pesaro e ritorno, stabilì il record del mondo di velocità sui 100 km, con la media di 629,39 km orari. Il successivo 21 ottobre, il capitano Pietro Scapinelli, sempre con lo stesso MC-72, decollando al largo di Falconara Marittima e seguendo il percorso Porto Recanati, Porto Corsini e ritorno, conquistò la prestigiosa Coppa Bleriot, destinata al primo pilota che avesse volato ad almeno 600 km orari per mezz'ora, con la media di 619,37 km orari. Il successivo ed ultimo traguardo fu fissato al superamento del muro dei 700 km orari, ed anche questo obiettivo fu raggiunto. Il 23 ottobre 1934, il maresciallo Francesco Agello, a bordo dell'MC-72, siglato matricola militare 181, con una velocità media di 709,209 km orari, batté il suo stesso record. Quest'ultimo primato rimane da allora imbattuto per quanto concerne la categoria idrovolanti propulsi da motore alternativo. L'epoca dei record stava inesorabilmente volgendo al termine. Già all'orizzonte spiravano minacciosi i venti della guerra, che avrebbero reso il mezzo aereo non più l'espressione assoluta della pura velocità. Il Macchi MC-72 rimarrà per sempre il testimone silenzioso dell'epoca d'oro dell'aviazione, un'epoca di pace fatta da uomini coraggiosi e macchine straordinarie. Vado libero come un passero e sento l'anima ebbra di felicità. L'ultimo rimasto dei 5 esemplari prodotti è gelosamente custodito nel Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano.